Benvenute signore e signori su questo video di spiegazione della rotazione delle stelle sulla nostra terra piatta, che vanno sia in senso orario che antiorario. Questo crea confusione per molte persone, ma se vi trovate molto vicini al punto centrale non riuscirete a vederle andare in senso orario. Ma adesso desidero andare un po' in giro per farvi vedere come si vedono le stelle attorno al mondo, ma prima c'è bisogno di una breve spiegazione. Se prendete un ombrello e lo guardate direttamente da sotto, ora cercate di immaginare un ombrello trasparente dove sono state disegnate delle stelle. Nel mezzo, nel punto centrale del vostro ombrello, c'è la stella polare dove sarà stata disegnata l'orsa maggiore attorno ad essa. Prendete il manico e ruotatelo in modo da vedere le stelle che girano in senso antiorario. Adesso cercate di immaginare che il bordo dell'ombrello va a finire fino al suolo e che un vostro amico si trova fuori dall'ombrello e guarda dentro. Dalla sua prospettiva, le stelle girano in senso orario e non antiorario, a meno che lui non guardi diritto all'interno, verso il punto della stella polare al nord, allora vedrà la rotazione che gira in senso antiorario, ma sarà sempre in grado di vedere la rotazione in senso orario delle stelle. Pertanto, quello che cerco di dire è che si tratta di una questione di prospettiva e nient'altro. Ma iniziamo questo piccolo tour sul percorso delle stelle. Eccoci qui in Danimarca. E come potete vedere si muovono in senso antiorario. Scusate per i tempi se sono saltato qui dentro. Sì, ho beccato la curvatura nel momento di saltare. Stiamo osservando da Ballerupe. Sono entrato qui nella località di Ballerupe ed ora se ci giriamo verso sud abbiamo una rotazione in senso orario. Guardando a nord si ha la rotazione in senso antiorario. È una danza piacevole o no? Vediamo ancora un po' di Ballerupe, una località in Danimarca. E se notate l'immagine non è della località, è solo uno sfondo standard. Spero di non provocarvi il capogiro. Ma se vedete qui, guardando a sud, girano in senso orario. Ora penso di cambiare posizione. Ma facciamolo funzionare ancora qualche secondo qui in Danimarca. Adesso saltiamo in Australia e guardiamo a sud. Se osservate, girano sempre in senso orario, come potete vedere. Ma giriamoci verso nord e vediamo cosa succede. Adesso girano in senso antiorario. Ma ancora una volta l'effetto accade per tutte le stelle, non importa da dove vi trovate sul piano, girano sempre nella direzione da est ad ovest. Non importa se vedete la rotazione delle stelle in senso orario o antiorario, girano sempre da est verso ovest. Andiamo in Sudafrica e vediamo cosa succede qui. Guardando a sud, nuovamente, rotazione in senso orario. Guardando a nord, rotazione antioraria. Guardiamo a sud senza farvi venire il capogiro. Una bellissima danza. E adesso andiamo in Cile e vediamo cosa succede là. È una delle nazioni dove si trovano le località più al limite della Terra. È sempre in senso orario. A sud si vede in senso orario, ovviamente, mentre a nord girano in senso antiorario. È semplicemente un problema di angolazione e prospettiva. Nient'altro.
siamo sempre in Cile. E spostiamoci in Russia, nella parte nord della Russia. Vedete ancora le stelle che girano da est ad ovest. E qui abbiamo una specie di mezza rotazione in senso orario. Se guardiamo ad est inizia ad essere in senso antiorario e guardando a nord, come deve succedere, girano in senso antiorario. È tutta una questione di prospettiva. Ma sempre una danza meravigliosa. È proprio come un orologio perfetto. Sì, so che alcune persone contesteranno questo dicendo che questo non è un programma valido, ma per il funzionamento astronomico è esattamente lo stesso. Magari altri programmi saranno più precisi, più dettagliati. Comunque adesso andiamo in Groenlandia. In questo momento ci troviamo in una località più al centro-nord che ho trovato su Stellarium. E come potete vedere, girano in senso antiorario. E qui vedete che guardando a sud è sempre la stessa cosa. Ad ovest lo stesso e a nord lo stesso. Non può girare in senso orario nel punto in centro perché è come vi trovaste ancora sotto il vostro ombrello, troppo vicini per essere in grado di vedere l'altra rotazione. Non vi trovate all'esterno del vostro ombrello trasparente. Mi auguro abbiate compreso il mio esempio e grazie per aver guardato.